Noi sono sappiamo però cosa ci dice ci dirà il dottor Liuzzi. Non lo anticipiamo, lo faremo dire dal dottor Liuzzi. Allora, Antonio Caramia, ti vedo piuttosto felice perché noi eravamo tutti preoccupati di queste entrate in zona gialla della Puglia. Meno male, rimanere in arancione ci solleva un pochettino, dico bene? Sì, diciamo che ora non ho avuto modo di sentire le ultime notizie, quindi mi dite che siamo in arancione, quindi lo apprendo soltanto adesso, perché in realtà diciamo, dovevamo essere in giallo già la settimana scorsa, se, stando ai numeri. Poi la cabina di regia ha pensato in maniera diversa e evidentemente le stesse considerazioni che hanno portato la cabina di regia a Antonio, ti valutare... faccio commentare un dato. Guarda, Sì. ti basta questo dato per spiegare ai nostri telespettatori e ascoltatori perché si è deciso di far rimanere la Puglia arancione nonostante le previsioni di Ropalco. Eccole, ti lascio la parola. Vediamo. Sì, vediamo un po'. Ah beh, sì, diciamo è chiaro che l'R conti sta aumentando, in realtà un po' dappertutto, quindi è vero che c'è un aumento dell'incidenza dei casi un po' in tutte le regioni, quindi questo porta ad avere una situazione più critica. Altri fattori che incidono poi nella scelta sono le occupazioni delle terapie intensive e dei ricoveri, quindi sicuramente anche questo avrà inciso nella scelta poi della cabina di regia. E quindi in questo caso, a differenza del numero dei contagi, quello che ha influito sulla definizione diciamo, della zona arancione è la contagiosità, cioè l'indice R-Conti. Quindi sicuramente è stata questa la motivazione. E, i casi, diciamo, di oggi, li stiamo vedendo prima. Sono in diminuzione, quindi tutto sommato abbiamo una situazione che sta volgendo, che sta migliorando nelle ultime settimane, stanno riducendosi sia le terapie intensive, sia i ricoveri e sia anche gli attualmente positivi. Purtroppo è una diminuzione molto lenta e queste aperture delle ultime settimane, consideriamo che la settimana scorsa eravamo tra gialle e arancioni, forse l'80% della popolazione italiana. Sicuramente crea un motivo di apprensione, quindi i dati sono in miglioramento, ma si teme, lo si vede dalla cronaca, che parecchi focolai che sono scoppiati in questi ultimi giorni possano portare a un aumento dei contagi. Lo si vede già direttamente con l'R conti, anche se con l'R conti considera dei dati vecchi almeno di un paio di settimane, quindi questo noi quando vediamo l'R conti che aumenta, in realtà è quello dei 14 giorni precedenti, quindi anche questo non è un dato che rispecchia il momento in cui vengono prese le decisioni, ma sono dati che risentono di un ritardo di almeno 2 settimane. In generale, stavo vedendo prima, ho aggiornato un po' i dati, anche la Puglia fortunatamente finalmente ha una riduzione delle terapie intensive, quindi della pressione sulle terapie intensive e anche sui ricoveri. Il problema è che il valore è comunque molto molto elevato. Non so se abbiamo modo di... vi condivido lo schermo giusto al volo per vedere un po' di dati, per farvi rendere conto della situazione che viviamo attualmente. Ok. Riuscite, Paolo, riesci a farmi condividere lo schermo? Direttore, forse ce la facciamo. No, Eccoci qua. eccolo Sì. così. Allora, questa qua è la situazione della Puglia. Quindi vediamo un attimo che la reimpostiamo. Allora, questa qui è l'andamento nazionale. Quindi vediamo come effettivamente c'è una riduzione del numero di casi, del numero di pazienti in terapia intensiva sensibile e apprezzabile. Quindi nelle ultime settimane le terapie intensive stanno effettivamente calando e questo, diciamo, dà un po' di ossigeno agli operatori sanitari, ai medici e infermieri che sono ormai da 6 mesi costantemente sotto pressione. Perché se noi vediamo i dati sotto i 2000 ricoverati in terapia intensiva, dobbiamo arrivare addirittura al 30 ottobre. Quindi dal 30 ottobre che noi abbiamo sempre più di 2000 casi costantemente occupati, diciamo, di pazienti in terapia intensiva. Ciò detto, è evidente che c'è una riduzione diciamo, del saldo di terapie intensive, quindi questo è un bene.
Parallelamente, la stessa riduzione si avverte anche per quanto riguarda i ricoveri in area medica, ma anche lì non scendiamo sotto i 18.000 casi oggi, 18.940, e quindi anche lì dobbiamo tornare al 30 ottobre per avere un dato simile a quello che stiamo vivendo adesso. È chiaro che preoccupa molto le aperture della settimana, di questa settimana, perché sicuramente porteranno ad un aumento dei casi, quindi è da tenere veramente sotto controllo. Il confronto che voglio farvi vedere adesso è quest'altro. Sulla sinistra abbiamo i dati della Puglia, sulla destra abbiamo i dati nazionali. Se ad esempio vediamo i positivi sui casi testati, quindi non sui tamponi, ma su effettivamente le persone che andiamo a testare, si nota che negli ultimi giorni c'è stato un aumento, quindi negli ultimi 4 giorni, sia a livello nazionale, sia a livello pugliese, il numero, diciamo, questo valore tende ad aumentare. In realtà nell'ultimo giorno, proprio oggi, c'è una lieve diminuzione, ma il numero, la percentuale di positivi in Puglia è del 35%, cioè un caso, cioè un tampone su 3 persone testate è positivo, quindi ogni 3 persone una è positiva. Questo dato è preoccupante, quindi abbiamo ancora una diffusione, un'incidenza dei casi in Puglia veramente molto molto elevata. Anche a livello nazionale il dato non è rassicurante, però diciamo cerchiamo di gli altri dati, gli altri indicatori sono positivi, quindi tutto sommato, forse questo è l'approccio che sta seguendo il governo, tutto sommato è un rischio, come ha detto Draghi, ragionato, non calcolato. Però Antonio, scusami, oggi la Valle d'Aosta è tornata in zona rossa. Eh sì, perché la Valle d'Aosta è l'unica regione, lo vediamo da questo grafico, ve lo mostro subito, è l'unica regione che ha superato i 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Quindi uno dei motivi che ha portato la Val d'Aosta in zona rossa è proprio questo, cioè un'incidenza dei casi elevatissima. Tutte le altre regioni, fino a qualche tempo fa, fino a qualche settimana fa, avevamo 6-7 regioni che avevano un'incidenza superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti. Oggi è soltanto la Val d'Aosta. La Val d'Aosta, tra l'altro, insieme anche ad altre regioni, ha una situazione critica per quanto riguarda la positività sui tamponi molecolari, che è un altro parametro che bisognerebbe tenere sempre in considerazione. Scusate se vi faccio fare questo giro, è questo qui il dato che volevo mostrarvi. Questo qui è l'indicatore a livello settimanale del tasso di positività al tampone molecolare. E come possiamo vedere abbiamo la Calabria al 13 e la seconda regione vicino alla Puglia a 12,9% è appunto la Val d'Aosta. Questo vuol dire che il numero di positivi che vengono riscontrati quando si effettuano i tamponi è ancora molto molto elevato. Per avere un confronto, il Friuli Venezia Giulia è la regione che in questo momento ha una condizione migliore rispetto a tutte le altre, cioè quando si fa il tampone difficilmente si trova un positivo. E questo ovviamente vuol dire che a livello di circolazione del virus vive una situazione migliore rispetto alle altre. La Puglia fino a qualche giorno fa era in testa a questa purtroppo triste classifica, quindi anche questo bisogna valutare nel momento in cui vengono decise le azioni da parte della cabina di regia. Quindi questi sono altri indicatori che nessuno mostra, però purtroppo sono importanti perché fanno capire realmente come sta evolvendo la pandemia. La mia, per capire, no? Cioè, per creare un discorso logico e far capire alla gente, noi dobbiamo aspettarci che ogni settimana ci possa essere un cambio di programma, cioè da settimana a settimana, da giorno a giorno, mi sembra aver capito questo. Purtroppo sì, Cartabellotta ha detto giustamente, stiamo diciamo camminando sul filo del rasoio, quindi se... Ad esempio, vedendo questo grafico che vi mostro, l'incidenza è altissima, non dovrebbe superare, affinché una pandemia sia sotto controllo, il 5%. Quindi dovremmo essere, cioè le uniche regioni che in questo momento hanno questa condizione sono il Molise, l'Umbria, l'Abruzzo, la provincia autonoma di Trento e il Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre hanno una condizione critica, perché se io ogni 100 persone più di 5 risultano positive, vuol dire che il virus è particolarmente diffuso in quell'area. E ovviamente la pandemia risulta
fuori controllo, soprattutto perché non si riescono poi a testare in maniera efficace tutti i contatti delle persone che man mano vengono riscontrate. Quindi un 13% è allarmante, quindi la Calabria, Val d'Aosta e Puglia sono a rischio veramente molto più alto, perché i positivi sono molti di più. Quindi il fatto di trovarne così tanti rispetto ai tamponi fatti non è ovviamente un indice positivo. Quindi stiamo veramente camminando sulla lama del rasoio. Quindi potrebbe verificarsi in questi giorni una situazione che può invertire quel trend positivo che invece abbiamo evidenziato poc'anzi. Antonio, sì. Per chiudere, allora togliamo questa grafica, per chiudere, tu hai commentato uno studio condotto da Lancet tra i paesi che hanno scelto la mitigazione della pandemia attraverso misure di restrizioni a stop and go, accendi e spegni, un po' arancioni, un po' rosso, e paesi come l'Australia e altri che invece hanno preferito scegliere la strada della zero contagi attraverso restrizioni rigide. Allora, ci sono stati tre fattori che ti prego di commentare velocemente, che hanno dimostrato come i paesi che hanno scelto di adottare una strategia zero Covid abbiano avuto dei vantaggi. Quali, ingegnere? I vantaggi sono, questo studio è interessantissimo perché noi lo diciamo da tempo, nel senso che tutti quanti si accontentano delle briciole, cioè nel senso che noi stiamo cercando di accontentarci delle briciole, quando invece dovremmo puntare ad avere una migliore economia, minor numero di decessi e soprattutto una vita sociale che deve tornare al più presto alla normalità. Si è dimostrato con questo studio uscito proprio ieri che tutti i paesi che hanno portato avanti una strategia zero Covid, ovvero cercare di eradicare il virus, non di mitigarlo, cioè noi stiamo cercando di mettere dei palliativi per poter limitare i contagi. Altre nazioni, vedersi l'Australia, Nuova Zelanda, Corea, Giappone, hanno trovato Vietnam, Thailandia, cioè sono altri paesi che hanno approcciato in maniera differente, molto più rigida all'inizio, ma oggi stanno raccogliendo i frutti. Frutti nel senso che hanno il tasso di mortalità più basso rispetto a tutti gli altri paesi e soprattutto la cosa, che è forse difficile da comprendere in maniera immediata, hanno un'economia migliore. Sono tornati. Il PIL di questi paesi è tornato al periodo pre-Covid, il prodotto interno lordo, pazzesco. Quindi sono cose che noi diciamo da tempo, cioè da sempre, perché purtroppo è difficile ipotizzare, è difficile immaginare che una strategia zero Covid, che è chiaro che è più difficile da attuare all'inizio, ma porta dei benefici nel lungo periodo che sono immensamente migliori rispetto agli altri. Bravo, pensare anche al numero dei malati che abbiamo adesso e che purtroppo la sanità pubblica e quindi tutti noi saremo costretti a curare per chissà quanti anni. Bravo. E purtroppo questo qua inciderà negativamente sul bilancio dello Stato. E questa cosa si deve capire perché... Questa notizia qua di Repubblica parla chiaro. Boom di ricoveri in Puglia, uno studio spiega perché la variante inglese aumenta il rischio di finire in ospedale. Allora, in Puglia ormai sembra che il 95% dei casi siano derivanti dei contagi proprio dalla variante inglese. Quindi in tutta Italia? In Puglia sembra qualche punto in più rispetto ad altre regioni in Italia. Ora, che ormai è diventata dominante in Italia, quindi... In Puglia come in tutte le altre regioni, forse sì, qualche punto in più, però non è quello che fa la differenza. Il problema è che sicuramente è più contagiosa e poi, siccome non facciamo un sequenziamento puntuale, non sappiamo se in realtà ci sono altre varianti che circolano e che potrebbero essere più non solo più contagiose, ma anche più aggressive e quindi portare a un numero di ricoveri maggiore. Di sicuro stiamo vedendo come il numero dei pazienti stia diminuendo, l'età media dei pazienti stia diminuendo. Questo ce lo diceva infatti annuisce il dottor Liuzzi, che vive sul campo questa situazione, perché effettivamente ci sono queste varianti che stanno colpendo. Si capisce anche che stiano aumentando i contagi, perché il dottor Liuzzi diceva una telefonata ogni 30 secondi, e quindi che gli chiedono questo. Praticamente i contagi stanno... Ci tengo una cosa, voglio mostrarvi un'altra
un altro grafico che serve proprio a capire come sta evolvendo queste nuove forme di questi nuovi. Allora, questo qui è il grafico, qua vedete l'età dei pazienti attualmente positivi. Quindi noi abbiamo in questo momento, togliamo anche gli asintomatici e i pauci sintomatici, perché tutto sommato non creano, tra virgolette, un carico sul servizio sanitario, ma vediamo che nella fascia dai 10 ai 19 anni, quindi questo secondo blocchetto, sono circa 10.000 casi attualmente attivi. Quindi 10.000 bambini in Puglia, questo, dai 10. Come? La Puglia, questo è un grafico che riguarda la Puglia? No, questo è il grafico nazionale. Purtroppo nazionale. Non ho il dato perché non ci viene fornito il dato a livello di regione. Questo è un dato nazionale. Quindi vediamo che i bambini dai 10 ai 19 anni, bambini e ragazzi fino a 19 anni, sono 10.000 che hanno sintomi dai lievi, severi o anche critici. Lo stesso numero, un po' di più, 10.800, sono quelli ultraottantenni, cioè da 80 a 90 anni. Questo grafico adesso non ce l'ho sotto mano, ma all'inizio dell'anno era sbilanciato totalmente verso le fasce più alte dell'età. Quindi si vede in maniera evidente che l'età media si sta abbassando, quindi il numero dei casi tra bambini e ragazzi fino a 19 anni è in netto aumento. E si vede pure che, ad esempio, la fascia tra i 20 e i 29 è addirittura superiore rispetto a quella degli ultraottantenni, così come anche 30-39. Quindi l'età media in questo momento si sta abbassando. È forse vero anche... Sono aumentate le vaccinazioni, forse, Antonio, non gli ultraottantenni. Come? Forse perché sono aumentate anche le vaccinazioni, le persone vaccinate. E infatti, sì, sì, questo diciamo, si sta vedendo che effettivamente, meno male che sia così, e le fasce ultraottantenni che hanno ricevuto ormai la prima dose sono quasi l'85-86%, quindi il dato è buono, diciamo, dal punto di vista della copertura degli anziani, e però quindi da un lato stiamo migliorando, e meno male, la copertura dei vaccini alle persone più fragili, e dall'altra però vediamo che questi bambini e ragazzi stanno subendo... È sempre la storia della coperta corta, no? Sì, sì. In realtà, purtroppo, sui bambini dobbiamo dire che il vaccino non potremmo farlo, quindi fino a 16 anni non si potrà fare. No, c'è l'EMA, c'è la Pfizer che ha chiesto all'EMA l'autorizzazione per l'uso del vaccino dagli 11 ai 16, quindi siamo in attesa. Non è stata ancora confermata, però no, diciamo che vero, c'è questa richiesta di poter vaccinare anche gli 11-16 anni. Il problema è che dobbiamo cercare di preservare i bambini, di cercare di ridurre la possibilità di contagio. E lo dicevamo ieri con il professor Sebastiani, dobbiamo fare di tutto per ridurre i contagi anche a scuola. E con un'incidenza di 250 casi ogni 100.000 abitanti, è veramente criminale mandare i figli a scuola, perché ovviamente, così come in tutti gli altri luoghi chiusi, il rischio è elevatissimo. Rischio, diciamo, chiudo con questo, rischio che non è soltanto la morte per i bambini, che fortunatamente non avviene in maniera frequente, anche se c'è, ma porta dei danni da long covid che sono molto pesanti, quindi abbiamo dei disturbi a cuore, polmoni, stanchezza, che si protrae per mesi dopo il contagio, anche se il contagio è stato asintomatico. Cioè i bambini fortunatamente non hanno spesso sintomi importanti. Fatto sta che anche se sono asintomatici, a distanza di mesi dal contagio, presentano ancora dei danni fisici, soprattutto polmoni e cuore. Quindi questo per dire che bisogna stare attenti, per dire che non è vero che i bambini non si ammalano, anzi, i bambini si ammalano e purtroppo pagano una situazione cronica di stanchezza e di danni fisici anche a distanza di mesi. Non so se avete altre domande, oppure se... No, possiamo chiuderla qui, vediamo, Stefano Liuzzi sta ricevendo tante telefonate contemporaneamente.
Allora, abbiamo sentito, vediamo se ci sono notizie. No. Allora, domani rimanete a casa. Domani le attività sono aperte o chiuse, Paolo? Perché leggevo che c'è dei programmi che i negozi saranno aperti domani. Allora, domani è stata data la possibilità agli esercizi commerciali di rimanere aperti. Quindi sicuramente tutti quanti ne approfitteranno per recuperare un giorno di apertura rispetto alle chiusure delle settimane precedenti. La maggior parte farà mezza giornata, chiaramente i negozi di abbigliamento, calzaturiero rimarranno aperti penso tutta la giornata. Ecco, è tornato il dottor Liuzzi, vediamo. Dottor Liuzzi, sentiamo la sua voce, vediamo se questa volta... Eccomi. Perfetto. Allora, in riferimento al dibattito di prima con il dottor Guacci, il dottor Pastore, Camere di Commercio, mi è sembrato di capire che lei avesse delle notizie che può comunicarci. Dicevo che c'è stata la nomina a commissario della Camera di Commercio di Taranto dell'avvocato Chiarelli. E allora, vediamo, questa notizia è ufficiale, dottor Liuzzi? Sì, c'ho il decreto. Ma la notizia è ufficiale la notizia, stiamo cercando di collegarci con... c'ho il decreto. Dovrebbe essere a Roma l'onorevole Chiarelli in questo momento, stiamo cercando di collegarci con lui, probabilmente lo avremo fatto. Ecco, dottor Liuzzi, intanto possiamo vedere il decreto che ci ha anticipato, eccolo qui. Grazie dottor Liuzzi. Allora, ottimo, Ministero dello Sviluppo Economico, visto, ritenuto, decreta l'avvocato Gianfranco Giovanni Chiarelli, nato a Martina Franca, nominato commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto dalla data del presente decreto. Vediamo se c'è la seconda pagina, dottor Liuzzi. Eccola qui, allora, eccola qui, benissimo, allora, con data... Paolo, se togli, prego, vai. Se togli il decreto, stiamo facendo vedere il decreto in questo momento e facciamo le congratulazioni all'onorevole Chiarelli, commissario della Camera di Commercio di Taranto. Congratulazioni, onorevole. Grazie, direttore, grazie a tutti voi. Era una notizia già nell'aria, si sentiva ormai da qualche giorno, però quando io l'ho chiamata, onorevole Chiarelli, lei per scaramanzia non è voluto parlare. È chiaro che in quanto non il ministro Giorgetti non tira la firma, è chiaro che può cambiare il suo modello di azione. Io spero che con questo incarico possa portare un po' di serenità negli ambienti, soprattutto le attività produttive, in tutte le attività commerciali in questo momento così difficile. Cioè, ce lo va a veramente, però è evidente che questo va. Ecco, onorevole, non la sto sentendo in questo momento, il collegamento viene un po' meno, vediamo un po' se poi ci sentiamo poi con calma. Le volevo solamente dire una cosa, onorevole Chiarelli, che la notizia ufficiale l'ha data qui da noi il dottor Stefano Liuzzi, che è in diretta qui, è stato lui che, mentre stavo proprio parlando di della situazione, è stato il primo che come si chiama, mi ha chiamato, mi ha detto, quindi secondo me segnaleranno come presidente della Camera di Commercio, ma c'è dubbio, e arriva ragione, ci sentiamo con calma. Perfetto, buon lavoro. grazie ciao. Grazie onorevole Chiarelli, come avete sentito, eletto commissario della Camera di Commercio di Taranto. Siamo stati i primi a dare proprio in diretta la nomina del appunto dell'onorevole Chiarelli. Ingegnere Calamia, abbiamo dei dati, mi sembra che leggo sulla chat, quindi Puglia la seconda peggiore, noi l'avevamo dato come prima, qual è la regione prima? La Lombardia. 41. La Lombardia 41, però ovviamente la Lombardia c'ha 10 milioni di abitanti. E certo. Quindi se guardiamo al numero di abitanti, il dato è preoccupante, perché la Puglia rimane tra le più alte assolutamente per quanto riguarda il numero dei decessi.
La Toscana 29, il Lazio 26, vediamo i dati. Se guardiamo il numero di abitanti e facciamo una media degli ultimi 7 giorni, la Valle d'Aosta ha 96 casi ogni milione di abitanti, 96 decessi purtroppo per milione di abitanti. La seconda è la Puglia con 61, la Toscana 52 sono i decessi per milione di abitanti, il Friuli è il 46, Campania 44, non so se mi state condividendo, sì, eccolo qua. E quindi il dato purtroppo, diciamo, della Puglia è tra i peggiori, perché la Val d'Aosta, ovviamente avendo una popolazione molto bassa, diciamo un numero più un numero ridotto di decessi porta a questi a cambi repentini. Quindi, diciamo, essendo molto piccola, le variazioni sono molto importanti per quanto riguarda il numero, certo, di decessi per milioni di abitanti. Allora, però abbiamo 5 minuti e mi dovete consentire di presentare una storia che ha toccato me, ma ha toccato, sta toccando in questo momento tantissime persone, soprattutto nel nostro territorio. In questo momento, come sapete, non abbiamo solamente il Covid. C'è una storia che mi è stata mandata, sta girando sulla rete, molto molto importante, riguarda una donna, una mamma, una moglie di Martina Franca, eccola, non so se riuscite a vederla, però ora ve la racconto. Vi racconto dalla voce, diciamo, io ho cercato di invitare Danilo in trasmissione, non ci siamo riusciti, ma mi propongo di averlo, il marito Danilo Zanni. Nika, la storia riguarda questa ragazza. Nika è la mia compagna di avventure e con lei condivido felicemente la vita da quasi 20 anni. In tutto, scusate, mi viene proprio la pelle d'oca a raccontarvi questa storia, vorrei raccontarvela bene. In tutto questo tempo, dice il marito, insieme abbiamo dato forma alla nostra idea di vita perfetta, una bella casa in campagna, immersa nella natura, nella quale poter invecchiare, circondati da una famiglia serena, ricca di nipotini, e da un manipolo di ottimi amici. Alla base di questa relazione la semplicità e il rispetto è un amore incondizionato senza il quale nulla si sarebbe potuto immaginare e realizzare. Ebbene, il 10 ottobre, però, questo viaggio meraviglioso subisce un arresto drammatico e durante la notte Nika, mentre dorme beatamente al mio fianco sul divano, ha una crisi convulsiva che la porta a perdere i sensi ed a cacciarsi tra le mie braccia. Dopo una corsa in ambulanza verso il primo ospedale utile, viene ricoverata all'urgenza in uno stato di coma profondo. La causa? Una emorragia cerebrale devastante secondaria alla rottura di un aneurisma non precedentemente diagnosticato. La situazione è gravissima, il rischio che lei possa morire nelle ore successive è altissimo. Improvvisamente la persona che ami di più a questo mondo si trova a lottare tra la vita e la morte, dopo essere transitata in poche ore dal luogo che ritenevi più sicuro al mondo, alla sala di rianimazione di un ospedale. Vivere un dramma del genere ti spiega molto bene che nulla possiamo controllare veramente. Tutti siamo fragili, deboli, vulnerabili, esposti al rischio di un pericolo mortale. Tutti potrebbero avere bisogno di una campagna crowdfunding su GoFundMe per inseguire la speranza. In questo dramma mi sono innamorato altre 100 volte osservando la forza di Nika, manifestata nel tentativo di rimanere in vita un respiro dopo l'altro. Ha affrontato 5 operazioni, 4 di queste salvavita, embolizzazione dell'aneurisma, tromboctomia di un vaso successivamente ostruitosi, decompressione cranica e inserimento della valvola di derivazione ventricolare peritoneale per scongiurare l'aumento dei liquidi cerebrali. La 5ª operazione è stata ricostruzione del cranio a distanza di 3 mesi dall'evento acuto. Ha combattuto le complicazioni e le infezioni batteriche, inevitabili quando si è inquilini di così tanti ospedali e cliniche, mentre è stata sottoposta a decine di tacchi e a cure farmacologiche di ogni tipo. Dopo aver compiuto 39 anni in rianimazione a novembre, la guerriera in 7 mesi è passata dal coma profondo allo stato vegetativo persistente e dallo stato vegetativo a quello di minima coscienza, fino a quello che oggi viene diagnosticato come mutismo acidetico. La sua adesso è una condizione rara, relativa ai disordini della coscienza, dove l'iniziativa emotoria verbale è ridotta o completamente assente. È allettata, Nina, nutrita artificialmente, necessita di intensa assistenza in tutte le attività, non usa la parola e ogni minima risposta le costa una fatica immensa. Ma Nika c'è, lei vede, sente, comunica, anche se a volte in modo incostante, con la chiusura di quei suoi splendidi occhi.
io e la mia famiglia ne siamo certi e la rivogliamo tra di noi. L'aneurisma, la pandemia e la solitudine, un dramma al cubo. A causa della pandemia, Nika ha trascorso questi mesi così difficili ed estremamente delicati, seguita da medici e operatori sanitari, ma completamente sola e lontana dagli affetti, così importante ai fini del recupero della coscienza. In 7 mesi ho potuto vedere Nika solo 10 ore, la maggior parte delle quali in rianimazione. La famiglia ha potuto vederla meno di 2 ore, videochiamate incluse. Una sofferenza psicologica devastante per tutti, che ha cresciuto ancora di più il senso di impotenza. L'obiettivo di questa raccolta fondi, la campagna fondi, permetterà di garantire tutte le cure necessarie a Nika per beneficiare di un percorso riabilitativo completo che va attuato e completato in un determinato periodo di tempo, quello a misura del suo potenziale riabilitativo. Affinché si possano recuperare alcune funzioni come esprimere la propria volontà, parlare, muoversi, mangiare autonomamente e probabilmente in futuro anche camminare, lì ha bisogno di un programma riabilitativo specialistico, motorio e cognitivo esteso, 12-24 mesi e soprattutto avanzato. Il tempo delle cure garantite in Italia non è sufficiente a coprire le esigenze di Nika, dunque tra 2-3 mesi dovrà continuare il suo percorso riabilitativo in una clinica austriaca. Si tratta di un ospedale ad alta specializzazione neurologica che ho personalmente contattato e che ha valutato attentamente il caso, prevedendo un programma di riabilitazione farmacologica e robotica attraverso terapie e tecniche mirate. La clinica ha dei costi molto alti che vanno dai 700 ai 1000 euro al giorno a secondo del tipo di terapia o cura prevista. Dunque con la raccolta fondi si riusciranno a coprire inizialmente solo i primi 3-4 mesi che serviranno a pagare i costi di permanenza della struttura, gli spostamenti e le ulteriori visite mediche. Se le donazioni dovessero superare l'obiettivo stabilito, allora si andranno a coprire anche i costi di adattamento dell'abitazione con ausili avanzati non previsti dal nomenclatore sanitario nazionale. Obiettivo delle cure: recuperare la sua coscienza. Nika potrà scegliere cosa è meglio per se stessa solamente quando avrà la possibilità di esprimere nuovamente la propria volontà. Nella migliore delle ipotesi, se dovesse recuperare bene, accettare cosa le è accaduto e sperimentare ancora una volta la gioia di vivere e la felicità, allora tutti quanti potremo continuare ad essere felici con lei. In quel caso la mia missione sarà completata e finalmente potremo continuare a invecchiare felicemente insieme nella nostra casa, così come ci eravamo promessi di fare. Ringrazio subito coloro che vorranno partecipare, senza dimenticare che la condivisione di questa campagna è utile e importante quanto la donazione stessa. Grazie di cuore. Questo è il messaggio. Il messaggio che il marito, volevo dirvi che noi, io non dico alzatevi e camminate, io come tanti altri oggi abbiamo fatto questa donazione. Tra poco vi manderò un link dove potervi collegare su, ecco, cliccate questo link, un attimo solo che ve lo mando, ve lo rimando in questo momento, eccolo qua, un istante, eccolo qua, ecco, prendete, fate copia, incolla, non importa, sono stati raccolti in questo momento circa 35.000 euro di donazioni. Questa ragazza è di Martina Franca, è Martina Franca, giovane, mamma, moglie, una donna straordinaria. Aiutiamoli, facciamo uscire da noi stessi la parte migliore che so che ciascuno di noi ha. Ecco, non so se riusciamo a vedere coloro che stanno facendo anche in questo momento la raccolta fondi. Sono stati 681, guardate, 681 le persone che hanno fatto una donazione anche anonima, come vedete, perché potete farla anonima, non occorre fare chissà quanto, fate quello che potete, anche un piccolo contributo. Cerchiamo di, io vorrei farvi vedere, vediamo se riesco a farvi vedere la foto di questa splendida donna, di questa splendida ragazza. Paolo, non so se voi la riuscite a vedere, un attimo solo che la rimetteremo in... Io posso aggiungere solamente questo, direttore, avendo vissuto quelle situazioni. È vero quello che dice il compagno di questa ragazza,
non ricordo il nome, ma lo avremo sicuramente in sovraimpressione. Purtroppo in Italia il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa agli istituti di riabilitazione e cura, anche di neuroriabilitazione specialistica, fino a massimo 3 mesi. Ecco Nica, fino a massimo 3 mesi. Quindi Nica ha già affrontato questo percorso di neuroriabilitazione specialistica e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale non rimborsa più. Ecco perché vi è necessità di continuare questo percorso oltre confine e in Austria. E ce la faremo, Nica. Allora, chiedo a tutti voi di fare una donazione. Guardate, ci sono donazioni, ci sono persone addirittura che hanno in forma anonima 1000 euro, 100 euro, ma anche persone che stanno dando 5 euro, 15 euro. Dovete solamente, potete farla direttamente sulla rete e fatelo per Nicola, fatelo per la vostra famiglia, ma soprattutto fatela per voi stessi. Per voi stessi, anche in forma anonima significa avere umanità, quella umanità che in questo momento a molti sta mancando. Perfetto, una mano a Nica, continueremo a parlarne, cercheremo di avere anche il marito Danilo, lo proveremo a invitare sia io che Paolo a averlo qui. Una donazione, ripeto, seppur minima, è fondamentale per salvare, per aiutare questa ragazza. Guardate quanto è bella. Benissimo. Va via. Bravo, direttore. Va via anche questa trasmissione, questa settimana, questo mese di aprile. Domani mattina è il primo maggio. Abbiamo iniziato e chiudiamo così come abbiamo. Chi lavorerà domani? Chi lavorerà? Certamente lavoreranno i sanitari ai quali vanno i nostri medici, i sanitari, gli ospedalieri, coloro che effettivamente sono in prima linea a combattere ogni giorno. Per queste persone non esiste giorno feriale o giorno domenicale. Vedete, a Stefano Luzzi continua a suonare il telefono ogni istante e quindi questo avviene anche sabato e domenica, sicuramente avverrà anche domani, che è il primo maggio. No, domenica faccio un po' di vaccini a casa, io domenica lavoro, faccio i vaccini. Si porta il lavoro a casa. Questo Stefano Liuzzi, il nostro Antonio Caramia sempre attento, lavorerà sicuramente anche questo weekend a controllare quelli che sono i dati e sono sicuro che gli sta venendo luce la cara mia in questo periodo. Perché purtroppo sì, ho appena letto un'altra brutta notizia, penso che è stato superato in India il record di nuovi contagi, 400.000 in un giorno. Quindi, pazzesco. E i morti quanti sono in India oggi? Non ho il dato sotto mano, ma sono migliaia ogni giorno. Il discorso è che ovviamente sono sottostimati sia i casi che i decessi, perché non hanno la capacità di tracciare che possiamo avere noi. Addirittura le bombole d'ossigeno che mancano, assolutamente, c'è proprio una borsa nera delle bombole d'ossigeno in India. Se non sbaglio al telegiornale oggi, 12.000 morti oggi. Sì, è così. L'ordine di grandezza è quello lì. Quindi sì, è una tragedia umanitaria. Quindi l'India sta vivendo una tragedia umanitaria e la cosa preoccupante è che abitiamo lo stesso pianeta, quindi se non è lontano, basti vedere che l'ultimo aereo che è atterrato a Ciampino ha avuto il 10% dei positivi, su 230 passeggeri 23 erano positivi e questi qui li abbiamo intercettati perché c'era l'ordinanza di Speranza che bloccava i voli dall'India. Ma nella settimana, nei dieci giorni prima, avevamo decine di voli con 200-300 passeggeri a bordo e dei quali non abbiamo assolutamente nessuna traccia. Il problema quindi sono le triangolazioni, quelli che arrivano via Francoforte, via Parigi, altri paesi, extra UE. Quindi sono migliaia e migliaia di persone che vengono dall'India, dal Pakistan, che anche lì Bangladesh, diciamo, tutte quelle zone che stanno vivendo veramente una tragedia umanitaria
e tra l'altro, vabbè, diciamo, il primo ministro indiano è stato accusato di crimini contro l'umanità, quindi la situazione è pazzesca, è drammaticamente critica, non hanno la struttura sanitaria che può avere un paese occidentale, muoiono, non sanno neanche dove bruciare i cadaveri, quindi siamo veramente a una situazione terribile. E il problema è che se i contagi, come stanno avvenendo, arriviamo a 400.000 contagi al giorno. Bisogna vaccinare l'umanità, non serve a niente vaccinare tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutti gli Stati Uniti, bisogna vaccinare l'umanità intera, perché viviamo in una globalizzazione che incrocia le persone, le merci, e sono già arrivate, la variante indiana è arrivata già da un mese e noi l'abbiamo bloccata l'altro ieri, ma era già qui. Speriamo per loro, una preghiera anche per loro. Allora, buon lavoro e ringraziamoli, le forze dell'ordine, ripeto, i sanitari, tutti coloro che stanno lavorando per tutti, si sono sobbarcando anche un impegno gravoso dato dalla inefficienza di chi governa malamente questa regione, questo paese. Quindi, grande onore a tutti coloro che sono in prima linea, anche alla protezione civile. Allora concluderemo questa sera, Paolo ha voluto quel video, se poi i social ce lo faranno andare, se non ce lo bloccheranno, è il video di Checco Zalone, ha fatto una canzone molto bella, particolare, cerca di tenere alto il morale, il nostro conterraneo, e quindi lo mandiamo. Buona vita a tutti voi, buona serata.